Oggi siamo tornati sul Battle Cats e come potete vedere è uscito un nuovo evento, soltanto che avevo già registrato due video e quindi non avevo neanche altro tempo per registrarne appunto altri di video. Perciò giochiamo l'evento oggi, insomma lo facciamo e dura un botto di tempo, 41 giorni e possiamo trovare roba abbastanza interessante. Per esempio questi due gatti scarabei strani, non saprei come chiamarli, mai visti in vita mia, mai visti. E poi c'è questo uovo antico che mi intriga parecchio, anche se non so alla fin fine quanto sarà utile, ma apriamole subito. Poi c'è l'evento, che sono 20 stage, quindi una roba incredibile, andiamo a farlo assolutamente. E per la mia fortuna, niente. Andiamo capsula, vai. Vediamo un po'. Wow. Ok. 20 più 32. Ed inoltre, allora, le neocapsule rare hanno aggiunto le Gales of Summer, che dura 20 giorni. Però mi sono scordata del tiragraffi felino. Ok, primo piano 150 frisket. Mi aspettavo di più. Beh. Questa volta mi è andata bene. La prima volta che nei tiragraffi mi esce il primo premio, credo. E per il resto, ho da fare i più strani. Giusto. Oggi alle 12 c'è più strani fino alle 14, quindi appena finito di registrare mi metto a fare lo stage più strani per provare a farmare i miei agrumi antichi, semi i miei agrumi antichi. E poi intanto vabbè, lasciamo stare e facciamo questi stage che dovrebbero essere, non penso difficili, dovrebbero essere abbastanza semplici, ma non ho mai visto e giocato questo evento, quindi per me sarà tutto nuovo. Ci serviranno un sacco di vita miao e gli speed up, perché ogni tre partite praticamente dovrai aspettare. Ora, tra l'altro, questo è quello che ho usato per fare lo short di ieri, ma vabbè. E mi sono accorto che avevo la combo, che è questa, ve la faccio vedere. Potenza ricerca. È questa, cuore imbroglione, dove praticamente ho capposizione graviccia con la forma base e poi sumo a livello 10. Va bene, adesso faccio il deck e ci vediamo tra poco. Ok, ho fatto questo deck temporaneo. Tra l'altro ho messo il gatto Balrog, non lo so, mi ispirava questa sfida, mi ispirava e mi sentivo di dover mettere lui. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Tra l'altro devo dire, la mappetta dei livelli è molto carina, anche come sfondo, devo dire, davvero bello. Ma what? Ma che musichetta c'è? Che musichetta è? Non mi faccio domande. Vabbè, ovviamente i primi stage li faremo easy. E tra l'altro sono appunto, come vi ho detto, 20 livelli in totale, quindi farò quelli che appunto riesco a fare nel video, gli altri credo che li farò off camera. Tra l'altro non mi piace neanche se danno premi, non li danno, eccetera eccetera. Comunque queste musichette mi stanno dando parecchia noia, io ve lo dico, mi aspettavo qualcosa di meglio, ma vabbè. E poi di sfondo ci sono tipo delle libellule, insetti strani, va bene. Però aspettate, prima di proseguire vorrei vedere un attimo se danno appunto qualcosa. Allora, ricompense niente da vedere, ma ci possono dare degli enigmi. Tra l'altro è pienissimo di missioni di questo evento. Cioè ci sono un bordello assurdo di missioni di questo evento che ci vorrà un po' a completarle, ma comunque durano 40 giorni, quindi
ci hanno dato anche un tot di tempo abbastanza buono. Tra l'altro adesso i cani dei vicini iniziano ad abbaiare, quindi excuse me, ma problemi tecnici. Ok, anche questa seggia completati, ovviamente tutti abbastanza semplici. Adesso però dobbiamo pagare i vita miao. Che noia. Piccolo taglio per problemi tecnici. Intanto proseguiamo. Tra l'altro ho speso i frisket per altri vita miao. Ma vi volevo dire una cosa importante. Ma no, comunque veramente sta musichetta mi dà una noia che non ci avete idea. Comunque stavo dicendo, da 3 o 4 giorni diciamo che io sto in una bifamiliare qui a tre piani. Quindi al piano terra ci sta la mia vicina, che sarebbe un'anziana, e io ho i due piani più alti, diciamo. Nel piano più alto, all'esterno, c'è una fessura in un muro, e in questa fessura c'è un bellissimo nido di calabroni. Che se non togliamo subito, siamo spacciati. E diciamo che non è bello, ecco. Non è bello. Però lasciamola stare, che è meglio, e si prosegue. Tanto sono stage veramente, veramente semplici. Io credo di riuscire sinceramente a fare tutti i livelli nel video. Probabilmente ha detto una cavolata, ma vabbè. Vai, forza. E stage completato. Ok. Però dai, potevano mettere, cioè potevano fare che erano sfide a tempo, o magari che davano tipo quelle capsule dell'evento. Però lasciamo stare, 100.000 XP che ci serviranno. E qua c'erano tutte le missioni di cui vi parlavo. Ok. Tra l'altro adesso io sto, cioè la mia camera ed il mio zio sono appunto al piano più alto della casa, e quindi si sentono dei ronzii fortissimi. Infatti io in questo momento ho i brividi. Infatti appena finisco di registrare faccio una corsa di sotto, non ci avete idea. Cos'è? Cos'è? Taglio, perché sono stato interrotto da mia sorella, che adesso è accanto a me e tra l'altro sta giocando e sta facendo un casino che non ci avete idea. Infatti scusate per il rumore, ma mi sto spostando perché mi sta dando una noia che non ci avete idea. Infatti appena finito di registrare gli do una manata, la faccio volare in Cile. Ma stavo dicendo, ma sono dettagli. Tra l'altro volevo far continuare la partita, per sbaglio ho cliccato il coso per fare un altro taglio, ma sono dettagli. Ma io mi continuo a chiedere cos'è sto coso. Vabbè, ho notato anche che ci blocca le unità, per poco, ma ce le blocca. Va bene, vai. Ora la cosa scocciante è che ogni volta ti tocca uscire e fare sì, pago la vita mia, eccetera, eccetera. Ci vuole un botto. Comunque adesso inizierei a mettere gli speed up, perché sennò poi il video dura troppo. Vorrei riuscire appunto a fare tutti questi stage abbastanza easy e basilari nel video. Perché comunque come evento devo dire davvero carino. Vai. Massacrate tutto. Perfetto. Però adesso stanno iniziando a darci vari livelli enigmi che ci saranno utili. Ma adesso si continua. Tieni la rete. Comunque è davvero molto carina la mappa dei vari livelli. Però, cioè, ditemi se non vi dà noia sta musichetta. Cioè, è un uccello che strilla, cioè, no, è brutta. È proprio brutta. Comunque, mamma mia, sono veramente troppo facili, questi livelli. Dai. Comunque adesso siamo pieni di enigmi che poi... Tutti di bronzo, cioè che schifo. Ma non importa. Vai. Cos'è? Cos'è? Capellini. Ci sono i calamari e i pesci.
Ma c'è un granchione enorme! No, no, questo devo farlo vedere a mia sorella. Oh, guarda, guarda. Sì, gli ho fatto vedere la parte del livello dove praticamente era finito lo stage. Ma c'era un granchio, ma che è? Io sapevo che era un evento estivo. Fatemi rivedere. Bellissimo. È fatto davvero bene il granchio. Anche se a pixel è molto bello. Va bene, è carino lo stage di prima. A parte per questa musica che mi sta dando una noia che non ci avete la più pallidissima idea. Però stage completato, cioè, ma con che facilità, con che facilità. Vai. Missioni. Abbiamo completato questa. Due reti leggendarie. No, come si chiamano? Vabbè, non mi interessa. Ho letto due reti leggendarie. Poi se so così, non mi interessa. Nuovo gatto. Wow, speed up. Vabbè, ci servono. E 100.000 di XP. Wow. Sai che fortuna. Vai. Ok. Poi comunque questa è la sfida estiva. Composta da 20 stage, ma ne dovrebbero uscire altre tecnicamente. Comunque adesso c'è sto coso che dà un po' noia, anche se blocca per letteralmente un nanosecondo, quindi direi che anche se non lo mettevano era abbastanza uguale. E vai. Ma sono troppo semplici. Cioè, ma che ci vuole? Ma mi sa che spawnavano qualcos'altro, fatemi vedere un attimo. Sì, spawnavano la foca. No, no, ma che foca? La lontra che porta un palloncino. Vabbè, non lo so, non lo so. Cose mistiche, eccetera, eccetera. Ma non ci interessa. Perché si continua. Mamma mia, che musichetta fastidiosa. Mamma mia, oh. Potevano mettere qualcosa di meglio, eh? Va bene, roba sempre abbastanza basilare. Anche se stanno iniziando a resistere un po' di più ai miei colpi del corriere. Vai. Comunque prima o poi la Ponos dovrà fare la collaborazione con la Amazon. Cioè, per forza. O se no dovrebbero fare una collaborazione dove praticamente hai la possibilità di sbloccare l'uovo del corriere, però a mo' di Amazon. Sarebbe il top. Allora, ragazzo abbronzato, si procede. Adesso gli stage iniziano a costare un bel po', 130 di energia. Quindi, meno male che ho le leadership. E poi devo farmi bastare l'energia perché costicchiano ai livelli per fare i semi agrumi antichi. Ok, comunque davvero, meno male abbiamo il corriere che questi nemici rossi li fa secchi. Vai. Adesso abbiamo i money money, vai Behemoth, apri tutti. Vai. Ottimo. E il stage è completato. Va bene. Inoltre, ogni livello costa 10 di energia in più, quindi se questo stage costa 140 vuol dire che è il 14° stage. E ciò vuol dire che non manca molto e stiamo per finire. Va bene, ancora sto cosino col tamburellino? Va bene. Adesso tanto lo sistemiamo. Vai. Oh. Ha resistito a due Ok, va bene. Vabbè, era spawnata la lontra strana e stage finito. Wow. Poverina. Mi disp... In realtà non è vero. Succede. 15° stage, un amico perduto, ma no. Poi c'è mia sorella che sta facendo un casino che non ci avete idea, infatti... Adesso finisce malissimissimo, vero? Ok. No, mi sono scolato lo speed up. Infatti mi sembrava un po' lenta la cosa. Va bene.
Ma poi, vi siete mai domandati una cosa? Se io conosco vari giochi dove te puoi fare le cose al doppio della velocità. E poi c'è The Battle Cats, un gioco bello. E ovviamente anche su questo gioco puoi fare le cose al doppio della velocità. Ma però qua ha un costo. Allora io mi domando, perché non puoi mettere anche su The Battle Cats che fare una cosa al doppio della velocità va bene, però gratis, come negli altri giochi? Perché? Qua no, devi pagare. Su The Battle Cats devi pagare. Va bene. Allora, vai. Ok. Aia, stanno iniziando a diventare forti, eh? Guarda. Fanno maluccio adesso. Fanno maluccio, già. Eh beh, dai, ce li gestiamo abbastanza easy. Io direi stage più che completato. Vai. Va bene, proprio gli ultimi stanno diventando leggermente più complessi, ma leggermente, eh. Allora, covo segreto, o comunque sti stage costano una marea di energia. Troppa. Bello! Bellissimo! Adesso è la mia occasione per far vedere a mia sorella il granchio. Oh, guarda, 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 guarda! Niente. Non gliene può fregare di meno. Vai. Secondo voi fanno danno? Cioè, nel senso che fanno un minimo di danno? Comunque sembrano morire istantaneamente. Cioè, hanno letteralmente un HP, sti animaletti. Sti poveri animaletti. Ahia, il behemoth. Angelico, devo dire resistente, vai, bradipo è morto. Se non esce altro, stage completato. Infatti, stage completato. Va bene, no, comunque sto granchio è fantastico. Cioè, lo voglio come gatto. Vi pago 100 euro, ma voi mi dovete dare il granchio. Bellissimo. È bellissimo, anche solo come Meat Shield, veramente. Lo sto adorando e si procede. Indizi autunnali. Ovviamente musichetta che mi sta facendo venire un nervoso assurdo. Vediamo un po'. Ok. Vai. Qui abbiamo un bor, ok. Bor che stiamo aprendo. Vai, behemoth. Ok. Aia. Altro bor. Va bene. È morto il behemoth. Sta iniziando a diventare un minimo difficile. Comunque, stage completato. E si procede. Questo era il terz'ultimo stage, credo. Sì, dai, sì. Mi sembra. Vai. 190 di energia, quindi questo era il terz'ultimo stage, adesso facciamo il penultimo. Tra l'altro abbiamo l'energia giusta, giusta. Va bene. E poi mi toccherà pagare una leadership e anche 200 di energia, che è troppo. Va bene, vediamo un po' cosa si sono inventati per questo stage. Ok. Qui abbiamo la Lontra Suprema. Allora, qua si inizia a fare sul serio. Io direi di mettere Mitama che lo apre. Cioè, apre ste lontre proprio, che è una meraviglia. Vai. Ok, buttiamolo giù in forza. Adesso c'è il tamburellino lì che inizia a dare noia. Ma poi, ma quanto è strano, da 0 a 10 il cagnolino con le braccia che suona il tamburo. Cioè, è brutto ma bello. Stage completato, easy easy, e si procede. Ultimissimo stage, vai. Ti prego, speed up gioco, ti prego, ti prego, ti prego. Due speed up, ok. Adesso c'è mia sorella che sta facendo i versi, ma adesso si beccherà i peggio schiaffi. E ultimo stage, compiti all'ultimo minuto. Oh, a parte gli scherzi,
Anch'io mi sa che arriverò a fare i compiti di italiano all'ultimo minuto. Ma lasciamo stare che è meglio, che c'ho ancora gli incubi per i compiti che ci hanno dato, veramente, che sto soffrendo soltanto a pensarci. E vediamo un po' cosa si sono inventati, a parte la musichetta orribile, per quest'ultimo stage. Ok, cagnolino zombie, tattico tattico, vai Behemoth. Ok, roba abbastanza semplice. Ma non è uguale allo stage. Eh? Io non mi faccio domande. Abbiamo già finito? Abbiamo già finito? Va bene, va bene. Comunque sia, a parte mia sorella che adesso veramente ne busca parecchie, sarebbe stato meglio che, cioè sarebbe stato anche più carino che avessero dato le reti, quindi queste capsule dell'evento in ogni stage, così almeno avremmo avuto più possibilità di trovarli. Ma devo dire, evento carino, ovviamente questa era la prima sfida di questo evento, ne aggiungeranno altre. Però direi che possiamo concludere qua. Quindi, beh, ciao ciao!